Per i Ninavi la crisi in regione, lunedì il tavolo istituzionale dopo l'annuncio di 30 esuberi da parte dei vertici dell'azienda, pronta ad una new co, ma l'autority portuale brinda le concessioni, non c'è nessun passaggio automatico. A inizio gennaio i primi vaccini al Versilia, domenica 27 il Vaccine Day solo negli ospedali dei capoluoghi di provincia con i primi sieri per i dipendenti, ancora qualche giorno di attesa per la struttura ospedaliera della costa. L'area retrodunale del comune di Fortore Marmi, firmato l'atto di vendita, l'amministrazione Murti compra per 1,3 milioni i terreni dell'ex Luna Park, obiettivo farne un parco verde pubblico vista mare. Lavori in corso al De Sortis, entro febbraio conclusi gli interventi di restauro conservativo sullo stabile del Varignano che ospita i minori in difficoltà, appello della misericordia alla generosità dei viareggini. In Seravezza strapazza i Givi Borgo, i derby verdeazzurro vai versiliesi che si impongono per 4-1, punti preziosi in ottica salvezza per il team di Mr. Walter Vangioni. Di nuovo insieme, ben ritrovati con la nostra informazione, avete sentito dai titoli, dunque ancora in primo piano la crisi della Perini Navi, il prestigioso cantiere navale di Viareggio che ha annunciato 30 esuberi, 30 lavoratori in meno, i sindacati non ci stanno, puntano ancora ad una soluzione industriale, il caso verrà affrontato sul tavolo ufficialmente della regione questo lunedì. Sentiamo tutti gli ultimi particolari su questa vicenda nel nostro primo servizio. 30 lavoratori in esubero e la nascita di una nuova società che garantisca il prestito da 25 milioni del fondo di investimenti Blue Sky. Il futuro della Perini Navi è sempre più complicato, dopo le novità annunciate a sorpresa ai dipendenti martedì pomeriggio dalla dirigenza del prestigioso cantiere viareggino. Il 15 gennaio scade il termine del Tribunale di Lucca per presentare il piano di ristrutturazione. Alla New Co verrebbero conferite le concessioni demaniali di Viareggio, gli immobili di Viareggio e i marchi Perini Navi e Picchiotti, assieme ai lavoratori di La Spezia e al ramo di impresa che si occupa di refit. Un piano bocciato senza mezze misure dalla FIOM CGL che mercoledì mattina ha riunito i lavoratori. Noi non possiamo accettare l'ipotesi avanzata dall'azienda. Questo scorporo che si traduce in uno smembramento per conto nostro non sta altro che a significare la volontà di mettere a garanzia del fondo quello che sono il buono dell'azienda. Il buono dell'azienda che si vuol mettere a valore probabilmente di qui a qualche tempo facendo sparire la Perini Navi dall'orizzonte di quella che è la produzione delle imbarcazioni. Noi su questo terreno non possiamo essere disponibili. A frenare anche l'autorità portuale che fa sapere che non c'è nessun via libera al passaggio alla nuova società delle concessioni demaniali che possono essere sottoposte anche ad evidenza pubblica sia per eventuali opposizioni ed osservazioni sia per eventuali manifestazioni di interesse. L'avvertenza di Perini Navi sarà affrontata lunedì presso l'unità di crisi lavoro regionale. Al tavolo saranno convocati i vertici aziendali insieme ai sindacati e all'assessore regionale Stefano Baccelli e all'assessore viareggino Walter Alberici che auspica di raggiungere un accordo per una reale prospettiva di sviluppo. I 30 esuberi annunciati, aggiungendosi alle 30 uscite volontarie, verificatesi da maggio a oggi, andranno ad impoverire sempre più la capacità produttiva del cantiere, per il quale la FIOM crede ancora possibile una soluzione di tipo industriale che sembrava cosa fatta a metà estate. Bene, sappiamo che c'è stato un interessamento forte da parte del gruppo Ferretti e al contempo che fino al mese di luglio il cantiere San Lorenzo aveva addirittura fatto una due diligence, quindi era già stata all'interno dell'azienda, aveva già preso in mano quella che era la situazione dal punto di vista amministrativo e aveva proposto un'offerta che è stata rifiutata dalla proprietà di Perini Navi. Sappiamo che gli interessi di questi due cantieri sono tuttora presenti e quindi è auspicabile che una soluzione industriale possa maturare anche da qui ai prossimi giorni. Veniamo adesso invece alla pandemia, i numeri di oggi sulla Toscana e sulla provincia di Lucca, ve li mostriamo subito con i dati del bollettino regionale, siamo a 435 casi oggi in Toscana, in risalita sono 126 in più, ma calano ancora i ricoveri, siamo quasi a 1000, 47 meno rispetto a ieri, 166 terapie intensive, si conferma un dato minore anche sui decessi, comunque ancora elevato il numero, purtroppo siamo a 22. Venendo ai numeri della
provincia di Lucca c'è ancora un surplus, perché sono 63 i nuovi contagiati e sono 25 in più di ieri. Sulla Versilia vedete sono 23 in particolare, un dato stabile rispetto alle 24 ore precedenti. Sugli ospedali invece, l'ospedale Versilia conferma un numero ancora molto alto di ricoveri, sempre il più alto della zona ASL, sono 94 ricoverati, di cui 3 in terapia intensiva. A San Luca di Lucca invece 55 i ricoverati, di cui 9 in terapia intensiva. All'ospedale di Barga sono 7 ricoveri per coronavirus. A proposito di ospedali, partirà questa domenica 27 dicembre, come sapete, il Vaccine Day, la giornata simbolo di partenza della vaccinazione. Per ora sono negli ospedali capoluoghi di provincia, non ancora al Versilia, ci sarà da aspettare i primi dell'anno. Anche per l'ASL Toscana Nord-Ovest, domenica 27 dicembre, sarà la giornata del Vaccine Day, che coinvolgerà simbolicamente gli ospedali delle città capoluogo di provincia, dove verranno vaccinati i primi 45 operatori sanitari per presidio. Tra questi anche il San Luca di Lucca. Nei giorni successivi, quando arriveranno le dosi necessarie per garantire la copertura di questa prima tranche, partiranno le vaccinazioni anche in tutti gli altri 10 ospedali dell'azienda, compresi il Versilia e Barga. Nella fase iniziale della campagna, oltre agli operatori sanitari dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, verranno coinvolti gli ospiti e il personale delle RSA, delle case di cura, del volontariato, degli studi dentistici, delle farmacie, dei servizi appaltati. Molti candidati alla vaccinazione, solo negli ospedali, superano gli 8.000, ben oltre l'80% dei lavoratori. Ovviamente la categoria più numerosa è rappresentata dagli infermieri, che è anche quella più presente numericamente. A Massa i vaccini prenotati sono 1.116, a Livorno 1.613, a San Luca di Lucca 1.218 i vaccinandi. Fra i testimonial scelti per dare il via alla campagna, il direttore delle malattie infettive, Sauro Lucchi, la responsabile della pneumologia, Barbara Canari Venturi, e il direttore della cardiologia, Francesco Bovenzi. Non c'è ancora un dato ufficiale sui vaccini prenotati per il personale del Versilia, dove la somministrazione partirà probabilmente ai primi giorni di gennaio. Il Consorzio Mare Versilia, ovvero l'Associazione dei Balneari di Marina di Pietrasanta, ha donato magliette natalizie agli operatori dell'area Covid dell'ospedale Versilia, un segno di vicinanza in un momento particolarmente difficile che è stato molto apprezzato dal personale. Sono stati aggiunti in pratica alcuni elementi grafici natalizi al logo, che era già stato usato nei mesi di giugno e luglio, quando era stata organizzata anche una vera e propria giornata di encomio per i professionisti della sanità versiliese, per ringraziare di tutto quanto è stato fatto nel corso della prima emergenza. Nonostante le difficoltà legate alla gestione della pandemia, da evidenziare il grande lavoro di squadra che il personale sta continuando a portare avanti in ospedale e sul territorio. Le magliette erano state donate appunto in quell'occasione, quella del 25 luglio, nella giornata di encomio. Voltiamo pagina adesso, spostiamoci a Forte dei Marmi, una giornata storica, ha detto il sindaco Bruno Mursi, che ha firmato l'atto di acquisto dei terreni dell'ex Luna Park, diventeranno un parco pubblico. L'area retrodunale diventa di proprietà del comune di Forte dei Marmi. L'acquisto è stato formalizzato di fronte al notaio Antonino Tumbiolo nell'ufficio del sindaco Bruno Mursi, con i rappresentanti legali della Banca Popolare di Milano, che ha venduto a 1.350.000 euro l'area di 25.000 metri quadri affacciata sul lungomare a Vittoria Puana. Si tratta di un terzo del vastissimo terreno che da oltre 40 anni ospitava il tradizionale Luna Park estivo a ridosso del confine con Cinquale. Una svolta epocale per Forte dei Marmi, come ha spiegato il sindaco, che ha chiuso definitivamente la questione dopo anni di duro confronto con i giostrai che, come previsto e concordato, si trasferiranno altrove. L'obiettivo dell'amministrazione è acquistare a breve i restanti 2/3 di terreno per poi trasformare l'intera area in un grande parco verde pubblico. Il primo obiettivo che ci siamo dati era quello di acquisire la parte che era in carico alla BPM, alla banca, e adesso vogliamo acquisire anche gli altri. Ci auguriamo che sia possibile una trattativa sul prezzo che abbiamo stabilito, se no faremo una procedura di esproprio. Quello sarà un parco dedicato soprattutto alla gente, dedicato allo sport, dedicato al relax, dedicato alla passeggiata, davanti alla spiaggia libera, quindi sarà un tutt'uno. Ci sono altri progetti futuri, ma soprattutto è quello di un parco. Poi, se in questo parco sarà possibile anche ogni tanto svolgere un evento, una manifestazione, oppure una giornata sportiva completa, portare le scuole, insomma è un qualche cosa che è destinato a
aumentare la quota verde del paese, ma soprattutto a riqualificare il paese. Io mi considero soddisfatto. Oggi è anche il mio compleanno, per cui è proprio giornata d'oro, diciamo così, anche con la firma del contratto. È un regalo per i miei concittadini, ma lo sento anche un regalo per me stesso. E verrà dedicato uno Zoom, uno speciale di Rui TV a questo tema, ma anche ad altri provvedimenti di fine anno. A Forte dei Marmi andrà in onda Zoom il 25, dunque venerdì, la sera di Natale, alle 21 su Noi TV. A Viareggio, categorie economiche contrarie all'ipotesi di far svolgere il Carnevale di Viareggio a settembre 2021. Lo scrivono in una nota congiunta le associazioni dei commercianti, dei balneari e degli albergatori della città, che hanno chiesto alla Fondazione Carnevale di spostare la manifestazione a ottobre, facendo slittare di conseguenza da alcune settimane l'edizione 2022, per non mettere a rischio l'ultima parte della stagione balneare. Si legge in una nota timori sulle ricadute economiche dell'occupare una parte finale della stagione estiva. Qualsiasi scelta, commentano i presidenti delle associazioni di categoria, non può essere fatta a discapito delle categorie. La Fondazione in questi giorni ha fatto sapere che le nuove date saranno ufficializzate all'inizio della prossima settimana. Restiamo ancora a Viareggio per parlarvi di lavori in corso all'Istituto De Sortis a Varignano, una delle strutture più care ai viareggini, ancora bisognosa di interventi. Uno storico edificio viareggino restituito alla nostra comunità. Entro il mese di febbraio prossimo saranno conclusi i lavori di restauro conservativo degli infissi e di alcuni impianti dell'Istituto Elisabetta De Sortis, che si trova nel quartiere Varignano a Viareggio e che ospita bambini e ragazzi che arrivano da situazioni familiari complicate. Genitori che non ci sono o che non sono in grado di educarli e mantenerli, oppure che non devono perché sono responsabili di violenze di qualsiasi genere nei loro confronti. Essenzialmente agli infissi che erano veramente in uno stato pietoso e con il contributo di molti, compreso la Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca, abbiamo messo mano e andiamo avanti e contiamo di ultimare a breve nella ristrutturazione o laddove non è stato possibile messo a nuovo secondo norme stringenti fissate dalla sovrintendenza di tutti gli infissi. In totale l'intervento, come riferito dalla presidenza dell'ente di via Cavallotti, è costato 135.000 euro, per oltre la metà finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e il restante da donazioni private. Con il difficile momento dovuto alla pandemia, gli ospiti dell'Istituto De Sortis al Varignano hanno bisogno, ora più che mai, della generosità dei viareggini. L'appello arriva dalla Misericordia, che gestisce lo storico centro di accoglienza per bambini disagiati. Il De Sortis naturalmente è sempre vicino al cuore dei viareggini. Proprio in questi giorni un gruppo di avvocati che vorrebbero rimanere anonimi hanno organizzato una bella iniziativa con degli chef, si sono presentati al nostro istituto rallegrando una giornata dei ragazzi e degli adolescenti. Spostare il carcere di San Giorgio a Lucca dal cerchio delle mura urbane torna questa proposta finanziabile, secondo l'assessore regionale Baccelli, con le risorse del Recovery Fund emerso nel corso della tradizionale visita di Natale istituzionale. Sentiamo. L'ormai tradizionale visita del senatore Andrea Marcucci al carcere di Lucca è diventata un po' a sorpresa l'occasione per un rilancio del progetto di trasferire la casa circondariale fuori dalle mura e liberare così un edificio che potrebbe avere ben altre funzioni all'interno della città. Marcucci, prima di entrare al San Giorgio insieme all'assessore regionale Baccelli, ha ribadito che la visita è un gesto, sia pure piccolo, di umana solidarietà e che comunque le sollecitazioni di parlamentari e rappresentanti delle istituzioni locali hanno contribuito negli ultimi anni a migliorare le condizioni degli istituti di pena. Poi il senatore ha riproposto la questione del nuovo carcere a Lucca. Io credo che il tempo per riprendere a ragionare di questo e ipotizzare di portare il carcere fuori dal centro storico riutilizzando questo grande immobile debba essere un tema che possa tornare di attualità.
L'assessore Baccelli, che ha anche la delega regionale all'urbanistica, ha fornito una prima concretezza all'idea, sostenendo che le risorse del Recovery Fund potrebbero essere destinate anche a questo progetto. E io credo, come Andrea, che occorra un carcere più moderno, più funzionale, più piccolo, con minori costi e più vivibile per la polizia penitenziaria e per la stessa sicurezza dei detenuti. Probabilmente è giunto davvero quel momento di liberare questo stupendo chiostro, di farne una cosa analoga a quella che facemmo come provincia di Lucca col chiostro di Sant'Agostino, realizzandoci, credo, il più bel liceo musicale d'Italia. Pensate che la proprietà è del comune e quindi potrebbe essere restituito alla città. Pensate a farci un meraviglioso ostello, il più bello d'Europa, dedicato proprio ai giovani della Next Generation, quei giovani che sono destinatari delle risorse europee. È solo un'idea, ma secondo me su questo dobbiamo lavorare nei prossimi mesi. Ormai manca poco al Natale e Noi TV non mancherà in questa vigilia di tenervi compagnia anche durante le festività. Intanto l'appuntamento religioso e di tradizione sarà la sera della vigilia con la Santa Messa, che sarà trasmessa in diretta da Castelnuovo Garfagnana. Sarà il Duomo Abbaziale di Castelnuovo di Garfagnana ad ospitare la celebrazione della Santa Messa nella notte di Natale, celebrata dall'Arcivescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti. La celebrazione avrà inizio alle 20:30 e sarà concelebrata dai parroci Monsignor Angelo Pioli e da Don Alex Martinelli. La liturgia sarà animata da una piccola rappresentanza della Corale di Castelnuovo Garfagnana, diretta dal maestro Luca Bacci, che per l'occasione sarà anche organista. Il Duomo ha già completato i posti disponibili, ma grazie alla nostra emittente sarà possibile seguire in diretta televisiva e streaming tutta la cerimonia. L'Arcivescovo di Lucca, per questa importante occasione, ha voluto essere presente nell'area pastorale della Valle del Serchio, mentre il giorno di Natale, la mattina alle 10:30, sarà in cattedrale a Lucca e nel pomeriggio alle 18 celebrerà la messa per l'area della Versilia nella chiesa di San Paolino a Viareggio, a completare idealmente la sua presenza su tutto il territorio provinciale. Facciamo una brevissima pausa, fra poco di nuovo insieme con le notizie sportive del TG Noi Versilia. Di nuovo insieme, ben ritrovati, pagina sportiva che apriamo con il calcio, con i risultati del turno infrasettimanale di Serie D, l'atteso derby fra il Seravezza e il Givi Borgo, che si è aggiudicato proprio la formazione versiliese del Seravezza. È stato un risultato netto di 4-1 per la formazione di Walter Vangioni. Al buon riposo, una sfida di campanile importante in chiave salvezza, in vantaggio con Andreotti. Gli ospiti sono stati raggiunti sul rigore da Grassi, espulsi poi per il Givi Borgo Santeramo e Bartolini, mentre i versiliesi hanno dilagato con Maccabruni e doppietta di Podestà. Punti pesanti, dicevamo, in ottica salvezza. Si rilancia dunque con forza la squadra di Vangioni, che può sorridere in quello che era anche un po' il suo derby. Il mister Garfagnino, che ha scavalcato in classifica un Givi Borgo che si è battuto con orgoglio, ma alla fine appunto ha ceduto per 4-1 a favore del Seravezza Pozzi. Dal calcio all'hockey pista, una battuta d'arresto casalinga inaspettata per il Forte dei Marmi, battuto o meglio fermato sul 3-3, dunque pareggio per mano del Montebello. Primi due recuperi della lunga lista che si completerà martedì prossimo per il campionato di Serie 1 di hockey su pista. L'impresa di giornata è senza dubbio del Montebello, che è riuscito a fermare a domicilio l'hockey Forte dei Marmi sul pareggio di 3-3. Un risultato che avvicina entrambe ai propri obiettivi, cioè la testa della classifica per il Forte dei Marmi e l'accesso alla Final 8 di Coppa Italia per il Montebello, che era passato in vantaggio con Farisa, poi il pareggio dei padroni di casa con Cajas, il vantaggio di Ambrosio per il 2-1, il pareggio veneto con Nicoletti 2-2 e nuovamente il vantaggio degli ospiti con il solito Tataranni 3-2, ma l'inossidabile, intramontabile Federico Ambrosio evita la sconfitta casalinga all'Hockey Forte dei Marmi, realizzando la rete del 3-3.
Invece è vittoria in trasferta per il Follonica, che ha espugnato il parquet di Biassono per 3-1. Il Maremmani si staccano dalla compagnia del Montebello e si confermano al settimo posto. Pausa natalizia e ritorno in pista per l'ultima dell'anno martedì prossimo. Per ciò che riguarda l'incontro con il Forte dei Marmi, nel posticipo di Serie A2 della nona giornata, la SC Viareggio coglie la prima vittoria stagionale contro il Sarzana con il risultato di 6-5. Facciamo una pausa con lo sport, fra poco di nuovo insieme per la terza parte e gli eventuali aggiornamenti. Di nuovo insieme, ben ritrovati, terza parte del TG Noi Versilia. Non ci sono aggiornamenti di cronaca, dunque ci fermiamo qua con questa edizione. Vi ringrazio dell'attenzione e auguro a tutti voi una buona serata.